Si parlava proprio di questa incapacità tipicamente italiana, questa malattia tipicamente italiana di non fare le domande. Sì, oppure di aggiungerle dopo. Una delle cose che non sopporto delle interviste italiane è che l'intervistatore, per fare bella figura, aggiunge le domande dopo, per cui dice delle cose sarcastiche, molto intelligenti, e per forza ci hai avuto un mese per editarla l'intervista. Dille su un momento, voglio vedere. Sì, è un po'. Non succede solo in Italia, per carità, succede anche all'estero. È un tipo di giornalismo che non mi piace. Mi piace di più vedere la presa diretta, ecco. Prendiamo appunti comunque adesso. No, praticamente sono re e regine dello spirito della scala, no? Le spirito delle scalie, di cui mi ricordo che c'era stato anche un flame una volta, no? Questa tendenza ad avere la battuta brillante soltanto dopo, molto dopo. Vabbè, giustamente ci sono quelli che non fanno i comici di fatto, ma magari sono divertenti, la battuta gli viene dopo. Io credo di essere, tra l'altro, non so, uno di quelli perché scrivo più che dire le cose, per cui è la vita di uno che dice: cazzo, avrei potuto dire questa cosa, era perfetta. E il problema è che però non lo puoi fare in un'intervista. L'intervista si basa su delle domande che hai fatto. Se risulti molto simpatico e non lo sei stato, insomma, non è esattamente riportare la verità. Accettiamo integrazioni comunque nel caso sia necessario. Nel frattempo c'è il gatto che sta monopolizzando il computer, per cui spero che non vada giù la linea. No, ok. Gattini 2.0 proprio, in questo caso ci sta alla grande. Esatto, perché non fumo e volevo dare il buon esempio, non fumo, allora non dandogli fastidio sta rompendo le palle. Eccoci. Chiaro. Senti, giusto per approfondire questo punto, si è parlato a lungo, per tanti mesi, e ne hanno parlato tutti praticamente dello scontro, diciamo, tra blog e giornalisti. Si è arrivati, ma a questo punto possiamo dire, a una specie di equilibrio. Tu cosa ne pensi? No, guarda, è una domanda che è un argomento di cui si parla da 10 anni. Mi ricordo che ai tempi c'era un blog chiamato Quinto Stato che organizzò un intero convegno su questa cosa. Io spero che prima o poi si arrivi veramente a una pacificazione, nel senso che, come ho detto prima, esistono dei comunicatori, non hanno bisogno di un ordine, di qualcuno, è la coscienza di ogni singola persona che ti dovrebbe portare a verificare le notizie, non darle di finte e tutto il resto. Quindi questo esclude già tutti i titolisti di Libero. In tutto questo non serve essere giornalista o iscritto all'ordine, no? Per non scrivere una grossa cazzata. È anche una questione di autorità. All'estero succede che se io do una notizia finta, ne rispondo e mi dimetto se per caso ho toppato, se me la sono inventata o se qualcuno ha verificato e non è vera. Qua purtroppo non succede. Vi ricordo che quando è successa la strage in Norvegia, due dei nostri giornali in Italia titolarono che era colpa di Al-Qaeda. Ecco, quello lì in particolare non è giornalismo, non è essere nemmeno persone, perché comunque quando noi vogliamo comunicare delle cose alle persone che amiamo e tutto il resto, le verifichiamo, tentiamo di non dire cazzate. Ecco. Quella è un'esigenza diversa, quella è utilizzare il giornalismo per fare degli interessi di qualcuno e quindi quello che sia come fatto come giornalista, come blogger, come social network, quello che vuoi, è una cosa che deve sparire. Quindi a questo punto pensi che l'ordine dei giornalisti serva ancora? L'ordine servirebbe. No, no, non serve. Stavo tentando una sorta di difesa finale. Io che sono sempre stato contro. No, non c'è bisogno degli ordini per poter comunicare. Non c'è un patentino. Il patentino è dato dalla moralità delle singole persone. Per cui, al di là dei vantaggi e gli svantaggi per cui era stato creato, per le protezioni che a un tempo dava e che ormai purtroppo non dà più, credo che non c'è bisogno dell'ordine. Non tanto. Non più di quanto ci sia bisogno di un ordine dei blogger o degli utenti di Twitter, ecco. Quindi pensi che bisognerebbe cambiare quindi gli strumenti di controllo della stampa, sempre che si possa parlare di controllo, visto che si parla di stampa? Ecco, non ci dovrebbe essere un controllo sulla stampa. Molto semplicemente, non chiamiamo controllo la semplice verifica. Se io dico che te sei
metti un reato a caso e sto dicendo una falsità, io vado in galera perché è la giustizia che indaga e scopre che ho detto una falsità che magari l'ho detta apposta. Questa cosa esiste sempre, cioè, indipendentemente dal fatto che uno sia giornalista o no. Quindi bisogna prendersi la responsabilità delle cose che si dicono e risponderne davanti alle leggi che esistono nello stato in cui le dai, basta, tutto qui. Se non ti piace quello stato, emigri e vai in un altro. Però sostanzialmente non ci deve essere un controllo della stampa, né diretto né indiretto, perché in questo momento noi in Italia ce l'abbiamo ed è indiretto. Ci sono un sacco di direttori, giornalisti, giornali che per fare un piacere al potente di turno scrivono e dicono certe cose. Magari il potente non è lì a chiederle, è soltanto una sorta di favore che viene fatto dai servi. Tutto qui. Quindi si rivela ancora una volta vero quello che diceva Terzani a proposito della vicinanza dei giornalisti al potere. Che diceva Terzani? Perché non faccio quello. No, era appunto, aveva fatto un bellissimo discorso a proposito dei giornalisti che in Italia sono vicini al potere e quindi stando vicini al potere per forza ne diventano i servi praticamente. È vero, assolutamente. In questo momento molti ambiscono al potere e non deve essere quello l'obiettivo di un giornalista, l'obiettivo di un giornalista deve essere quello di informare, di raccontare delle storie, insomma, tanti obiettivi, ma non quello sicuro. Quindi etica propria più che un codice deontologico a guidare queste. Ma se vogliamo un codice deontologico, facciamolo, ma è sempre basato sull'etica e sulla moralità, per cui noi sappiamo quali sono le cose giuste e cose sbagliate. Ci sono delle cose magari che sono lì al limite e quelle si possono discutere. Ma quelle sono le cose che si possono fare anche oggi. Noi sappiamo che non possiamo incitare all'omicidio o invocare la guerra santa, no? E sono cose che non puoi fare come giornalista, ma nemmeno come persona. Non c'è bisogno di un ordine o di un codice per dirtelo, insomma. Esatto. Etica e moralità sono comunque in ogni caso personali, per cui. Sì, sono personali, ma anche condivise con altre persone. Quindi non possiamo dire, ah, ma io non sapevo che l'omicidio fosse reato anche per voi. Sì, lo sapete perché è una convenzione stabilita tra tutti. Chiaro, senti, quindi alla fine le date della Blockfest sono il 30 di settembre, primo e secondo di 3, 1 ottobre. e 2 ottobre, speriamo che sia come sempre un appuntamento bello per tutti, ci sia bel tempo e non come il primo anno la tromba d'aria. In realtà c'è stato solo il primo anno e ancora oggi la gente dice, ma la Blockfest piove sempre. No, grazie a Dio poi c'è stato il sole, ma anche se ci fosse la pioggia quest'anno, come l'anno scorso, ci sono delle location alternative. Mi ricordo che c'era stato questo piccolo inconveniente alla mia prima Blockfest, peraltro, mi sembra che fosse il La 2008. Blockfest a Riva del Garda, sì. Proprio nel pomeriggio, durante l'inaugurazione, mentre Bernabé era a Rovereto a fare il primo incontro, a Riva del Garda si abbatteva una tromba d'aria. Mi ricordo perché siamo arrivati nel pomeriggio, appunto, e c'erano gli stand un po' in difficoltà e i ragazzi un po' disorganizzati. Capisco. Gianluca, io ti ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi oggi e Grazie a voi, figurati. ci vediamo a Riva a questo punto. Assolutamente. Assolutamente sì. Grazie ancora e ci vediamo presto. Grazie, ciao a tutti. Ciao Gianluca.